Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze. Qua sotto in iscrizione al sito www.rinascere.net trovi vari pacchetti, vari percorsi di miglioramento che ho creato per voi, scegli quello che fa per te. Esercizi per aumentare il carisma in ambito sociale. Come sai, il carisma è un'abilità che attrae, che piace alle ragazze e non solo alle ragazze, ma piace anche ai ragazzi, alle persone che ti circondano, agli amici, ai colleghi. Una persona carismatica avrà sicuramente un punteggio più alto di una persona che fa il suo, ma normale, che si confonde bene tra gli altri. Esercizi per aumentare il carisma, quali potrebbero essere? Sicuramente porti in situazioni che ti spingono fuori dalla tua zona di comfort e saper reagire a tali uscite. Cosa voglio dire con ciò? Metterti in quelle situazioni che spaventerebbero l'uomo medio per abituarti a reagire come una persona che tende a essere e a diventare guida di persone perché magari ha la capacità di fronteggiare meglio un pericolo e può dare consigli agli altri che vogliono comunque elevarsi, emergere rispetto alla massa. Dalle cose più banali alle cose più extreme, io ti consiglio in partenza di sviluppare una sana faccia tosta barra capacità di attirare l'attenzione in senso positivo, essere un modello. Un primissimo esercizio che io facevo spesso per abituarmi a sostenere situazioni che appunto mi risultavano difficili per la mia passata timidezza o per la mia passata introversione, era appunto quella di, quando cammino per strada, guardare le persone negli occhi e vedere chi per primo toglieva lo sguardo. Se riuscivi a mantenere lo sguardo fisso in quella persona e era lei la prima a toglierlo, avevi vinto, perché eri riuscito a sostenere uno sguardo che normalmente spaventa le persone. Altra piccola cosa, in un gruppo per spiccare, per farti vedere come una persona in futuro da seguire, carismatica appunto, cerca di prendere l'iniziativa in qualche cosa, assumiti qualche responsabilità in più, offriti per portare avanti un progetto che spaventa qualcuno, perché è comunque mettersi fuori dalla propria zona di comfort, ma anche se inizi e ti prendi carico di un progetto, questo farà di te una guida, quindi la figura di riferimento a cui il progetto poi fa riferimento appunto, e quindi comincerai a avere l'immagine di quello a cui si va a richiedere una cosa, si va a chiedere un parere, un consiglio, perché è quello che per primo si è spinto in quella situazione, ha preso capo a quella cosa lì e ovviamente non solo per quel che riguarda gli aspetti positivi, ma si è fatto anche carico degli aspetti negativi, ovvero il fatto che quella cosa potrebbe naufragare, col fatto che magari dovrà lavorare più degli altri, quindi anche una sana etica del lavoro, una voglia di far vedere che si ha le capacità, questo fa di te una persona carismatica, una persona che sa prendersi in carico in qualche cosa, sa affrontare anche dubbi, domande, sa rispondere, sa dare aiuti ai membri del suo team. Tutte le caratteristiche, se vogliamo, di un buon capo, di una persona che rappresenta il riferimento per un gruppo di uomini. E ricorda che una persona che è un riferimento per un gruppo di uomini sarà sempre attraente per le ragazze. Perché? Perché le ragazze seguono i leader, seguono le persone che non si uniscono a gregge come le pecorelle, ma diventano appunto il pastore di quelle pecorelle. So che la metafora sembra un po' religiosa, ma il senso è quello, La ragazza non va a vedere i vari membri del gruppo tutti uguali, ma guarda il leader del gruppo, guarda, che poi leader è una parola ormai ho capito abusata e che non suona più tanto bene, ma guarda la persona di riferimento, la persona di spicco, quella più esperienziata, quella più capace a parlare, quella che si prende anche i dolori di tutta la faccenda, perché le responsabilità vanno su di lei. E quindi dimostra non solo di avere coraggio a prendersi in carico questa cosa, ma anche di fare più degli altri. E sicuramente, essendo il leader o la persona che dovrà poi raccontare questo progetto, qualunque cosa sia, è anche quello che poi dovrà esporsi. Quindi l'esporsi presenta la difficoltà di saper parlare alle persone, saper catturare la loro attenzione. Sono tutte cose che possono nascere in un individuo che è carismatico per natura, ma possono essere coltivate e addestrate con il public speaking, è un'altra abilità che può fare al caso vostro. Questo si lega molto alla teatralità, una persona che fa teatro, che sa parlare, che sa cambiare sfumature di discorso o improvvisare. Sono tutte abilità che soprattutto nella conoscenza dal vivo aiutano. Sono esercizi che fanno di te una persona che si avvicina al modello della persona carismatica. Magari non potranno raggiungere quello che è carismatico di natura perché, non dico è nato così, ma è stato cresciuto in un ambiente magari altamente competitivo e lui di natura è fatto così, però ti avvicini a quella che è la sua versione di base, di partenza, magari partendo da zero, da sotto zero, perché molte persone nascono e si sviluppano poi nella loro mentalità totalmente asservite
magari gente che sta più in alto di loro e che non ha nemmeno voglia di emergere. Quindi così facendo, installando tutte queste abilità, poi vai a mirare a quella persona. Quindi già uno che anche fa vedere che si impegna per raggiungere un tale livello di abilità o cerca di instillarsi del carisma è anche una persona da ammirare, perché magari non è ancora carismatico come quello che tu pensi è carismatico, ma ci sta provando. Si sta buttando, sta facendo esperienza perché vuole arrivare là e questo è ammirevole. E questo per fare un esempio in ambito lavorativo, ma se volessimo parlare di gruppo di amici, la persona carismatica o quella che diventa un po' il leader del gruppo è quella che si assume la responsabilità, anche qui, di magari scegliere il posto in cui andare la sera, propone questa cosa, cerca di spiegare il perché ha scelto questa cosa, accetta e ascolta ciò che gli altri hanno da dire e poi valuta. Insomma, è la persona che anche con il dialogo è più capace a catalizzare l'attenzione su di sé perché ha delle buone argomentazioni, ha una parlata molto fluida, sa improvvisare, sorride, dà alternative e non è musone, non se la prende, non litiga. La persona che traina, se così vogliamo, la persona a cui gli altri si rivolgono, la persona che viene cercata perché? Perché ha altre caratteristiche interessanti. È simpatica, è allegra, è generosa, è divertente, è intelligente, una persona con la quale non ti annoi quando parli. Tutte componenti che vanno a determinare una persona che è vista dal gruppo come quella carismatica, come lui, il punto di riferimento, il leader, anche se dire leader è brutto perché presuppone che sia un gradino sopra che comandi gli altri. No, lui non comanda. Anche quello è il bello di questa cosa, è che lui non dice ho detto cosa si fa e si fa quello che dico io. No, perché se qualcun altro propone un'idea migliore e me la va a spiegare e mi dà i motivi, io dico, cavolo, non ci avevo pensato, bravo, facciamo la sua cosa. Bene, questa cosa, questo anche ammettere, non c'ero arrivato, ha ragione lui, quindi dare importanza e valore agli altri, fai te una persona sicuramente migliore e anche carismatica. Il carismatico non è quello che dice io decido e si fa così, ma quello che sa anche scendere un attimo, mettersi al loro livello, che sembra brutto detto così, ma andiamo a capirci, e ascoltare, accettare e dire non ci avevo pensato, hai ragione, ho sbagliato. Insomma, anche quello che sa tornare sui suoi passi. Quindi, riassumendo, prendi l'iniziativa, prendi in carico la possibilità di sbagliare e finire fuori dalla tua zona di comfort, quindi allena la tua improvvisazione e allenati a non farti destabilizzare da una situazione che è potenzialmente preoccupante perché non ne hai esperienza. Fai esperienza, buttati soprattutto con le ragazze, fai cose che ti mettano in pericolo, ma non in senso fisico, ma che ti buttino fuori da una situazione in cui ti senti tranquillo, dimostrati propositivo, sii generoso, ascolta, sorridi, mischia tutte queste cose e ti assicuro che le persone vedranno in te una scintilla, qualcosa di diverso e associeranno alla tua persona un valore di carisma, di diverso, di qualcosa che non eri prima. Ci vuole tempo, ci vuole abilità e non tutti ce la fanno. Quindi comincia subito. Questo è quanto. Come sempre vi ricordo che se voleste approfondire ciò che posso fare per voi e i miei percorsi di miglioramento, guardate al sito qua sotto in descrizione, rinascere.net, e scegliete quello che fa per voi. Ci vediamo in un prossimo video.